Bagnoli, non le mani sulla nostra città. Bagnoli la città libera, Bagnoli libera. Acqua pubblica, questo abbiamo. Abbiamo tutti le mani pulite. Sporcate delle qui, è la nostra città. Le vogliamo pulite. Siamo tutti appesi agli alberi, ci hanno detto. Sorprendeteci tutti. Tutti. No, fa piacere vedere un movimento spontaneo di persone che conoscono innanzitutto caratterialmente il sito e la sua trasparenza, quindi questo dà forza alla giunta, ma non avevamo bisogno di vederlo qui oggi, ma eravamo già consapevoli che c'è una forza della città che col sindaco e noi ancora di più dobbiamo stringerci e essere ancora più energici come assessori. Andiamo avanti! Andiamo avanti, assolutamente sì, ci sono tantissime cose da fare, la strada è stata intrapresa, siamo convinti che la strada è quella giusta. Grazie. Dai, siamo tutti qui, è bello vedere tante persone che si associano al nostro pensiero di consigliere comunale e supportano il sindaco Luigi De Magistris. È positivo, si è rinvigorito l'azione iniziale di Luigi De Magistris, andiamo avanti per la nostra strada nell'interesse della città. Un sostanziale effetto boomerang sta arrivando? Io mi auguro di sì, onestamente, perché vedo tante facce anche nuove che nella prima ora non c'erano. Azioni cittadini per un flash mob, un presidio, non per contestare la sentenza, come qualcuno può dire, ma per dimostrare la nostra contrarietà alle conseguenze della legge Severino che sospende il sindaco, insieme al sindaco sospende di fatto tutte le battaglie, tutte le vertenze, tutte le campagne che lui 3 anni fa ha lanciato, ricordiamo l'acqua pubblica, i diritti civili, la solidarietà per il popolo palestinese. No all'inceneritore, no alla Bagnoli privata. Il sindaco voleva bloccare il piano che il governo ha messo in atto su Bagnoli, privandola di fatti al governo della città di Napoli. Il gatto del barbiere. Come si chiama? Rossini. Ciao. Sergio, una dichiarazione dall'uomo del gatto. L'uomo del gatto annuncia che il gatto ama Napoli, ama le scelte del sindaco, ama il lungomare perché si fa delle piacevoli passeggiate e soste, ama tutto quello che è civiltà e pulizia e quindi si aspetta di poter avere ancora il sindaco De Magistris qui con noi a lungo. GPT è la città più avanzata d'Italia, abbiamo il registro degli unioni civili, abbiamo la trascrizione del matrimonio, abbiamo tutta una serie di atti di Napoli. Proprio l'assessore Clemente in questo palazzo sta lavorando sui temi delle politiche giovanili e le sta facendo nelle periferie, a Scampia, alle Vele. E allora basta! No, forse dobbiamo raccogliere un poco le idee, dobbiamo dirci alcune cose. Noi abbiamo fatto un bilancio bellissimo. È la prima volta che abbiamo avuto la possibilità di fare un bilancio sociale in questa città, un bilancio che guarda alle case, che guarda ai più poveri, che guarda ai diritti. E guarda i diritti, guarda le case, guarda i più poveri, un bilancio sociale. Ebbene, noi siamo l'unica amministrazione anomala
Noi siamo gli unici che non ci siamo adattati al pensiero unico. Noi non siamo né col PDL o come altro si chiama in questo momento, né col PD. E questa questione non può essere sopportata. Questa è la verità. Non è possibile ammettere oggi un'amministrazione che sia libera, che sia diversa da quello che è il pensiero unico. Quel pensiero unico che in questi giorni si è riunito a Capodimonte per decidere che cosa? Per decidere delle nostre vite, del nostro lavoro, dei nostri giovani, eccetera, e che non hanno ancora una volta deciso niente. E trattano con chi non la pensa come loro. Questa è la verità. Questa è una battaglia di giustizia e di democrazia. Questo dobbiamo metterci in testa. Ed è per questo che dobbiamo combattere in incontro. Grazie per tutti quanti voi. Perché signori De Magistris, io credo che sia stato davvero il sindaco di tutti. De Magistris è stato vicino alle persone e avete ragione, e sarà il sindaco di tutti. È stato vicino ai più deboli, ha trattato le persone, le periferie, le difficoltà allo stesso modo di chi prima trattava i potenti con il guanto di velluto. Che sta succedendo? Quello che ci aspettavamo già da qualche giorno, una solidarietà piena all'unico uomo che negli ultimi 30 anni ha incarnato la qualità che noi ricercavamo in ogni politico e non abbiamo mai ritrovato, l'onestà. Che non è un fatto da poco a Napoli. E direi che è un fatto quasi unico, isolato. Gli scenari futuri quali potrebbero essere? Gli scenari futuri possono essere che il sindaco, che era un attimo in difficoltà, si riprenda la città con tutti i suoi cittadini, quelli onesti, quelli veri, quelli che vogliono il bene di questa città. E ricominciamo un anno e mezzo prima una campagna elettorale che ci vedrà governare per altri prossimi 5 anni. Qual è la posta in gioco? La posta in gioco è la città, è Napoli, i cittadini. E Bagnoli è la città metropolitana? E da dove ripartiremo? Dico che sono qui non certo per giudicare l'operato di questa giunta municipale, sono qui perché ritengo che la città sia stata offesa e allora come cittadino ritengo di garantire la mia partecipazione per poter capire quali sono i motivi che hanno generato questa offesa alla città e cercare di trovare nuove vie che facciano risorgere la nostra città che amo profondamente. Questa città è gloriosa, ho un passato meraviglioso, voglio che venga riscoperta la verità storica, voglio che venga riattivato l'orgoglio di appartenenza, voglio che finalmente i poteri forti che hanno distrutto il Sud vengano a galla e siano condannati per quello che hanno determinato in questo paese e nel Sud. Allora è cominciata la battaglia della città. La battaglia della città è sempre attiva, ormai da qualche anno, quindi si spera di riuscire a fare il meglio possibile per la città, per i nostri figli, per le future generazioni. Allora, tanti giovani in piazza, è cominciata la battaglia. No, tanti ragazzi che vogliono rendersi visibili e penso che hanno trovato in questa amministrazione l'opportunità e la capacità, non con le parole ma con i fatti, di rendersi visibili e responsabili. Penso che il lavoro anche dell'assessorato ai giovani, creatività e innovazione possa raccontare questo. È bello essere insieme in piazza, è bello essere macchiate dalla voglia di fare. Le nostre mani sono pulite e quindi sono molto fiera di partecipare a questo momento della mia città, della mia bella Napoli. Grazie. Ha portato una crescita di turismo, ha detto no alla camorra sui rifiuti,
ha detto no, le mani su Bagnoli, le mani sulla nostra città, la città che noi vediamo ogni giorno, gli abita i cosiddetti quartieri spagnoli. E oggi, quando cammino per i miei vicoli, io non ho paura. Ditele a quelle televisioni di importanza, io non ho paura. Cammino a testa alta e ci sono turisti, bambini, ragazzi, tutti! Ci vengono tutti e non c'è bisogno di nessuno che viene con il motorino e ti accompagna in città. Noi camminiamo a testa alta, grazie a De Magistris, dopo tanti sputi in faccia che ha preso la nostra città. Oggi ci asciughiamo il viso e andiamo avanti! Ci asciughiamo il viso e andiamo avanti! Grazie. Semplicemente stai festeggiando tutta la storia che hai risolto come problema, adesso una volta e vedi, speriamo che dici metta la mano sotto. Che sta succedendo? Dici solo che cosa sta succedendo. Finalmente siamo riusciti a vincere. Parte la raccolta differenziata ai quartieri spagnoli, sta andando molto bene il primo giorno, è andata molto bene la rivisitazione di Bagnoli, noi siamo andati avanti con una grande squadra. E adesso qui in piazza cos'è che stai vedendo? L'affetto, la città. Dire la verità, di dire come si sta comportando Napoli, come si sta comportando questa città. Vieni sindaco, ti vogliamo qui con noi. Viva! E qua sindaco con noi. Un applauso a Luigi De Magistris, ti vogliamo con noi. Lui. Fino al 2016 il sindaco con noi per attuare il programma contro le mani sulla città, il sindaco pulito, il sindaco onesto, il sindaco che non ha avuto paura di combattere i poteri forti, il sindaco che ha affermato la legalità ma anche il valore della verità e della giustizia. Luigi De Magistris qui con noi a dare la sua testimonianza. Il sindaco di Napoli deve dare la sua testimonianza qui con noi. Attenzione. Luigi, ecco il microfono. Siamo qua con te. Ecco qua. Ciao. Luigi, sei il nostro sindaco. È sospeso pure in barra. Grazie, veramente sono molto commosso di questo affetto di tanti napoletani. Però, scusatemi, vorrei rassicurare voi e rassicurare anche gli altri che questo non è un funerale. Io sono il sindaco di Napoli e lo sarò fino al 2016. Questo... Anzi, vi devo dire la verità, in questi giorni mi sento un sindaco sospeso liberato, perché sto girando per strada e sto stringendo belle mani, qualche mano in più di persone, come dire, pulite, e qualche mano in meno di qualche mano infettata. Quindi mi hanno dato qualche giorno, forse mi hanno visto stanco, dimagrito, afflitto, mi hanno dato qualche giorno di sospensione, finirà presto. Io devo dire la verità, voglio ringraziare i napoletani che in questi giorni mi hanno dato una grande forza, anche chi non mi ha votato, anche chi mi ha criticato ha capito che io sono un uomo libero, che non mi piego e non mi piegherò mai. E credo che Napoli abbia bisogno di persone libere, persone che hanno la schiena dritta, persone che non mollano e che soprattutto non si arrendono di fronte a chi cerca di comprarti ogni giorno. Io non l'ho fatto da magistrato,
non lo farò da sindaco, non lo faccio da sindaco sospeso, non lo farò mai, anche dopo, che non lo so che farò. Sicuramente starò sempre insieme a voi. Adesso io credo che dobbiamo continuare a far comprendere, questo vi chiedo, non solo alla nostra città, ma al paese, qual è la posta in gioco. A Napoli, con tutti i difetti che possiamo avere, stiamo dimostrando di essere liberi, di essere fuori da un sistema e di cercare di governare dando anche voce a chi il potere non l'ha mai avuto. Su questo continueremo. Io non mollerò, mi sento molto, diciamo, sofferente per quello che è accaduto, ma ancora più determinato di prima, perché vuol dire che stiamo per raggiungere traguardi importanti. Se mi state vicino, come vi dissi in campagna elettorale, noi ce la faremo. Grazie. Sei il nostro sindaco, io ti ho votato, io ti ho votato. Sei un onesto, sei Amascassà di nuovo, Amascassà! Diciamo la verità, ci voleva forse uno scossone di questa, noi ci carichiamo ancora di più. Buon lavoro pure di notte, non 18 ore, 24 ore. Bravo, bravo sindaco, bravo sindaco, Napoli è con te. Ma quando lo ha mandato sindaco così? Ma quando viene un altro sindaco così? Un sindaco dalle mani pulite! Viva De Magis! Viva Luigi! 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 Non ti ha votato! Ok, ok, ci siamo, ci siamo. Che sindaco? Va bene, credo che il sindaco adesso deve andare a una manifestazione, vero? A una radio. Un grosso applauso a Luigi De Magistris, un grosso applauso al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, sempre con noi. Attenzione alle casse, aspettiamo Luigi, Luigi, accompagniamolo, accompagniamo il nostro sindaco. Luigi, 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 sei il nostro sindaco, non mollare. Continuiamo con le testimonianze, adesso la testimonianza di un cittadino non napoletano ma che ogni giorno vive qui a Napoli. Magistris è stato praticamente la prima agenda rossa di Napoli, la provincia di Napoli.